TVA Televideo Agrigento e la Omar Spettacoli presentano Generazione Non Stop. Ed eccoci qui con i nostri ospiti. Buonasera, buonasera ai membri della compagnia del 9, che però sono in 12, cioè ora lo spiegate voi, no? Parola a Emanuele D'Urso, il presidente. Esatto, sono presidente, e regista e attore della compagnia del 9. Per noi è un piacere essere qui, abbiamo portato una, tra virgolette, numerosa presenza, visto che siamo 12, 3, è una buona proporzione. Insomma. Un quarto della compagnia del 9, perfetto. Invece qui abbiamo... Sono Francesco Spicola e sono l'attore e l'assistente alla produzione della compagnia del 9. E invece questo me lo ricordo benissimo perché il nome più originale, Orazio Ciccone. Orazio Ciccone, esatto, e sono attore e scenografo della compagnia. Benissimo, i nostri amici vengono da Castel Termini, dove appunto lavorano e operano dal 2009. Oh, mo che siamo in confidenza, ma non vi sembra pure a voi che tempo si è fermato? Ma lo scemo sono solo io! Quando non ci sono... Mi piace passeggiare e vedere che bella sta città. Ho fatta io, Ma da un po' di tempo mi sono accorto che sto orologio fa le 9:03. Oh, non vorrei ma mi viene da dire che il tempo si fermò, e sì, e che le piaccia o no, bisogna far cercarlo. Però c'è un particolare aneddoto legato al nome di questa compagnia, perché come ho detto prima, si chiama la compagnia del 9, ma siete in 12. Com'è sta storia, Orazio? Sì, la storia è particolare, perché avevamo deciso di creare una nuova compagnia. Creare il nome è una cosa importante, perché poi ce lo trascineremo insieme per tanto tempo. No, mi sono venute tante cose in mente con 9. Per esempio, guarda, 9, siamo nati nel 2009. La prima compagnia, la prima opera che abbiamo portato in scena era My Fair Lady. Eravamo 9 attori. Ogni volta che provavamo sempre alle ore 9. E abbiamo fatto la prima il giorno 9. Abbiamo fatto 9 mesi di preparazione per portarla in scena. Il 9 mi piaceva anche come numero, perché le iniziali per me era tipo noi, poi O di Orazio, V di Valentina e E di Emanuele. Quindi erano le iniziali dei nostri nomi. Ma almeno cercate di capirmi! Ma non c'è più niente da capire, Attilio. Tu ti stai tirando indietro al tuo compito, al tuo destino. Abbiamo perso troppo fiato e tempo con te. Ti prego, Angela, andiamo via. Angela, almeno tu. Addio, Attilio. Libraio, Angela, aspettatemi! Ma che cosa ho fatto? Come farò? Questo io non lo so. Solo così non potrò fare niente. Sono stanco, ho gettato per aria la mia grande opportunità. Angela, lei si fidava di me, credeva che l'avrei amata per sempre. Ora invece l'ho delusa, lo so. Adesso invece siete in giro con un nuovo spettacolo, presidente. Esatto, siamo in giro con Sindaco si è perso tempo, è una commedia musicale inedita, scritta da me e Luca Lorre, che purtroppo non è potuto essere qui per motivi suoi. Insomma, stiamo girando un pochettino, abbiamo delle date il 22 e il 29 gennaio a Calamonaci e Corleone, quindi andiamo dalla provincia di Agrigento alla provincia di Palermo, e per noi è motivo di orgoglio, dopo 2 anni, già poter solcare determinati palcoscenici. Insomma. E dove vi siete già esibiti con questa commedia? Allora, noi abbiamo debuttato il 9 e il 10 di ottobre a Castel Termini. Abbiamo avuto 2 giorni di tutto esaurito, quindi per noi è stato un altro motivo di orgoglio, e per questo siamo spinti da questa voglia per fare sempre meglio e quindi andare avanti. Solo un limite, se devi
devo agire, devo star sempre vigile. Ma questa volta è veramente impossibile. Tale libraio vuole sfidarmi e vincere. Noi, oltre a fare teatro, ci adoperiamo in diversi stili artistici e organizziamo anche diversi spettacoli, quindi è una passione che coltiviamo da tempo. Come diceva Orazio, tutti proveniamo da un'esperienza nel teatro, sempre amatoriale. Ora ci siamo fusi insieme e abbiamo deciso di coltivare insieme questa passione. Che sei fermato un po' per tempo. Signor, le ricordo che l'appuntamento con l'arcivescovo, l'arcivescovo l'hanno tra poco, mi può tagliare i capelli proprio adesso. Ma guardami come sono combinato. Attila, noto che sei in confidenza con tale Zionardo, detto Figaretto. Il libraio è qui di fronte a voi. Cosa narrerà? Che si inventerà? Storie di fantasmi e magie, d'amore e di libertà. Come le dicevo io e Angela, giriamo il mondo alla ricerca di libri caduti nel dimenticatoio e cerchiamo di liberarli. Buonanotte! Buonanotte! Angela, il mio cuore batte forte, che mi riempie il cuore di te. Ti conosco appena, ma già so, lo posso gridare, sei la donna per me. Sindaco, si è perso tempo, sì. Che è una metafora della nostra burocrazia, della nostra amministrazione? No, non credo. Non proprio, lo trattiamo in modo superficiale, io interpreto il sindaco. Questo sindaco è comunque una persona molto, molto buona, affabile, talmente buona che si fa soggiogare dal prete del paese, che paradossalmente è l'antagonista della storia. Il tutto si svolge in un paesino così sperduto nella fantasia di chi lo narra, nel prologo, no? In cui la vita scorre tranquilla, però arrivata ad un certo punto era talmente tranquilla che Orazio, lo scemo del paese, arriva a capire, o meglio arriva a presumere, che il tempo si sia fermato. È l'arrivo di due forestieri, un libraio e la sua fidata assistente Angela, servono da stimolo per svelare gli altalini e poi eccetera eccetera, bisogna vederlo per gustarlo al meglio. Quindi ricordiamo, 22 e 29 gennaio, Cala Monaci e Corleone, due serate con la rappresentazione di questa commedia musicale Sindaco si è perso tempo, a cura della Compagnia del Nove, ideazione, realizzazione, insomma hanno fatto tutto loro perché sono veramente bravi. Quindi vi ringraziamo, grazie Emanuele, grazie Francesco, grazie Orazio, e noi ci vediamo fra un pochino. Ciao!